Eccomi qua. Allora, mi date l'ok per favore che si sente? Mi date l'ok? Si sente, si sente, si sente. Aspetta che blocco un attimino lo schermo, che non so se so qualcosa sotto. Non so questo qui. Questo è. Posso anche chiudere, non posso copiare se volete. Copio. Questo qui. Lo chiudo, questo. E qui non dà fastidio e scarico. Allora, perfetto. Va bene, grazie Alessio. Ci sei? Sei qui in un webinar? No, non ci sei in webinar. Allora, scusa. Allora, facciamo un punto della situazione. Allora, c'è chi ci arriva subito, chi ci mette un attimino in più. Io ci ho messo un attimino in più, ci ho messo tanti anni. Ancora oggi, ogni tanto mi devo ripetere delle cose che ogni tanto sfuggono dalla mente. Cos'è l'importante nel trading? Fare 50 operazioni, star lì tutto il giorno davanti al computer o fare un'operazione buona, fatta bene? Io per esempio stamattina, no, siccome sto, vi metto anche qui il link. Allora, chat, mi metto il link se già volete partecipare, così. Ma questo è così corto? Allora, così.
Quindi se volete partecipare vi metto il link, questo è il link di lunedì sera ore 19, quindi qui già il preview perché ancora non c'è neanche l'intestazione di cosa andrò a trattare. Comunque tratterò la nuova versione del robot, così vi spiego un paio di cose, un paio di dinamiche. Sono anche diciamo un po', diciamo non costretto, neanche sono un po' obbligato a fare questo appuntamento serale perché richiede che io chiuda un cerchio. Allora, c'è la robotica. Allora, andiamo un attimino così. È una cosa che mi costringe a farlo perché sono fatto male io, proprio sono fatto io, no? Ho fatto male, ho fatto bene, non lo so. Ah, non state ancora vedendo, aspetta che vi riapro il monitor. Ok. Allora, se voi andate qui su robotica, trovate questo video qui. Questo video qui risale, possiamo anche cliccarlo, mettiamo così, blocchiamo, e risale a aprile del 22, vedete, 7 aprile 2022, che poi mi pare che nelle date ci sia dentro, aiutatemi, il video di novembre del 2020, se non mi, del 2021, se non mi sbaglio. Quindi l'ho messo poco dopo, cioè l'ho messo un paio di mesi dopo, l'ho messo dentro il blog. Sarebbe da andare a vedere quando è stato fatto, però vabbè, aspetta, lasciamo stare. Attimino solo, andiamo a vedere. Facciamo così. Così vi spiego un attimino il perché di tutta sta roba qua. Tanto io appuntamenti ne faccio settimanalmente, quindi vado a ruota libera per chi è nuovo, ormai non lo dico neanche più perché ormai mi conoscete anche da altre cose guardando il video su YouTube. No, vedete, no, ho sbagliato, qui è sbagliato la data, è di novembre 2020, novembre 2020, quindi è da novembre 2020 che non aggiorno un video sul robot. Qui siamo nella versione 2.0. Adesso siamo alla versione 2.6 uscita 3 mesi fa. Le performance le ho fatte vedere la settimana scorsa. Ah no, le ho fatte vedere anche questa settimana, le ho fatte vedere martedì, poi magari le faccio vedere ancora, anche oggi, perché anzi lo facciamo più, magari facciamo all'inizio e lo facciamo dopo, come volete. Ecco, il link interessante. Ecco. Ah no, ma il link l'ho già messo qui su, lo rimetto, guarda, forse si è entrata tardi. Scusa, arrivi tardi, lo rimetto. Però vabbè, adesso esce oggi comunque, esce oggi la mailing a tutti quanti i contatti che ho. Poi mi dispiace se magari qualche contatto si era cancellato, io li ho riattivati tutti, perché tanto saranno cancellati forse 50 persone su una mailing list di quasi 6.000 persone. Quindi li ho riattivati perché avevo fatto un po' di confusione, quindi l'ho rifatto. Mi dispiace se arriva la mail doppia, lo dico già nel video, poi magari cancellatevi di nuovo, non c'è problema. Allora, la questione è, io devo chiudere il cerchio. Quando io faccio il video con la nuova presentazione, da lì è finita per me una cosa. Prima cosa è finita cos'è tutta questa roba che mi sta accendendo qui su Okay. È finita la promozione, ho fatto partire tantissimi conti negli ultimi 3 mesi, 2 mesi e mezzo, diciamo, con la nuova versione, completamente, gratuitamente, proprio per vedere come funzionava. Ho chiaro chiesto prima, sapevo già che la versione 2.0 comunque era migliore della versione precedente. Chi l'ha provato non è che l'ha provato dal nulla, aveva già la versione, precedente, che era la 2.5. Ok. Adesso chiudo il cerchio. Non è detto che chiudendo il cerchio sia a pagamento, assolutamente no. Ok? Non, si deve vedere un po' un attimino, c'è sempre il test di prova, un mese, c'è sempre tutta questa roba qua, però purtroppo io sono costretto a farlo perché non sono io a gestire questa cosa. Ok? Chiaro, anche per me è una fonte di lucro, cioè anche io ci guadagno sopra, ma è una cosa normalissima, non, è una cosa ovvia, non occorre neanche dirla. Ok? Però se il sistema non fosse performante, ricordatevi una cosa: in borsa il rischio c'è, ci sarà sempre, no? Io avevo detto nella versione che riduce il rischio del 70%. Lì non mi sono sbagliato perché nell'aspetto tecnico e nella stima che ho fatto il 70% è visibile, ok? Quindi questo è quello che è. Poi
Come fai a ridurre ancora più del rischio? Diciamo che la performance di un conto che va da 1000 a 5000, la performance rimane uguale. Ok, non si può ridurre. L'ho già spiegato questa cosa, ma la spiegherò nella sera. Non si può ridurre la performance perché quando la performance parte con le durazioni partono da 001, non è che in un conto da 1000 posso mettere meno ancora di 001, non si può. Però nel conto fino a 5.000 non le voglio aumentare perché rimane quello. Certo, poi a discapito di chi lo vuole usare, dice, ok, ma io voglio anche più, farlo più spinto. Va bene, sa che il rischio aumenta. Ok, bene, poi ho detto una cosa basandomi su delle stime, tanto guardate l'euro-dollaro, così ragionate un po' il perché ieri si è fatto lo short, infatti per questo mi ha scritto anche Alessio adesso, penso, no? Perché sta seguendo l'operatività. Allora, mi sono sbagliato sulla stima che dicevo che in base ai test e tutto il resto fa il 10% anno inferiore. No, una grande cavolata. È una grande cavolata. Cioè, io ho visto che in 2 mesi e 5 giorni, 6 giorni, aiutatemi, 10 giorni, adesso andremo a vederlo dopo, il conto da 1000 era doppiato, è arrivato a 2000. Poi lo andiamo a vedere. Io non l'ho visto ancora, quindi spero di non fare una gap e andarlo a vedere. Magari ci sono centinaia di posizioni aperte. No, perché non penso che in 2 o 3 giorni abbia fatto qualcosa. Vabbè, comunque, lasciamo stare per l'appuntamento automatico che viene lunedì sera in un'oretta, perché lo faccio alle 7 alle 8, magari un'ora, un'ora e mezza, non di più, forse un'ora e 10. Riesco a stare dentro un'oretta perché poi il video è troppo lungo. Vi spiegherò tutto, vi farò vedere delle cose. Spiegherò un po' la dinamica dell'algoritmo temporale sfasata, l'algoritmo temporale, l'operatività non frattale, ok? E perché il robot funziona a un certo punto abbandonato a se stesso. Quindi la cosa, quello è fino a... Allora, il robot compie più o meno 9 anni, adesso non ho preso la data di nascita di quando è stato costruito la prima versione, potrei anche andare a prendere, più o meno 9 anni. 9 anni, allora, per chi già da tanti anni mi segue, cosa succede? Il primo anno, a parte che non era pubblico, schifezze, proprio partiva, guadagnava, perdeva, conto azzerato, bruciato, si ripartiva, azzerato, bruciato, boom. I primi 2 o 3 anni erano conti miei che volavano, tanti conti, anche qualche conto di qualcuno che voleva provarlo, per carità, io sempre in trasparenza, assolutamente, rischio in borsa c'è, ci sarà sempre, e così via. Bene. Cosa succede? Dopo, attenzione che l'euro yen oggi lo chiudiamo perché sa 2 o 3 giorni che cucina, quindi a un certo punto dobbiamo chiuderlo. Il take profit per l'euro yen, così aggiorniamo oggi, non, proprio la chat non l'ho neanche accesa, guarda, mo l'ho accesa, aspetta che accendo perché sennò poi mi dimentico, blocchiamo questo. No, ma non perché non volevo farla, perché se non c'ho niente non accendo, accendo subito così ce l'abbiamo. Ah, perfetto, parte nell'altro monitor, quindi va benissimo. Okay. Negli ultimi 4 anni la versione ha cominciato a funzionare un po', a quadrare il tutto. Bene, nell'ultimo anno ha avuto un'esplosione. Dal 2020, novembre 2020, la versione 2.0 ha avuto delle evoluzioni che assolutamente è andata benissimo. Allora. Sotto voi ti leggo. Allora, nella versione adesso 2.6 è come se avessimo fatto un passo di qualità, cioè è andato oltre a quello che, cioè, quello che ci si aspettava, è andato oltre a quello che si aspettava, proprio perché l'abbiamo lasciato al robot che, immaginate se il robot dovesse lavorare, cioè qualsiasi cosa, se dovessi dire a un sistema, dice, ok, io quando arrivi qui mi compri, mi vendi, mi compri, mi vendi, mi compri, mi vendi, mi compri, mi vendi, mi compri, mi vendi. Mi compri, mi vendi. Cosa succede? Qui, per esempio, avrebbe fallito. Qui non avrebbe fallito. Cioè, se adesso il mercato mi rompe questa trend line, comincia a scendere così e io continuo a comprare su questa zona qui e vendere su questa zona qui sono fuori con delle operazioni. Quindi a un certo punto il sistema si deve adeguare al range operativo. Il range operativo che noi abbiamo sfruttato finora massimo è 1400 pips. Quindi in 1400 pips con un conto da 1000 euro è riuscito a mantenere l'operatività senza andare, proprio senza, beh, a parte che io dico, cioè, se tu rischi un conto da 1000 euro, sappi, tanto attenzione all'euro yen,
sarebbe ancora da tenere, perché questa è una bella candela lunga, sarebbe ancora da tenere, ma io preferisco magari cercare la chiusura e poi cercare di rientrare. Comunque adesso lo vediamo perché gli orari sono 9:31, voi sapete che 9:31 è già un bel orario per chiudere l'operazione, quindi io magari ne chiudo una parte, cioè adesso andiamo a vedere un attimo solo. Ha rotto anche il breakout della candela di ieri, quindi vabbè, cerchiamo di portare al pivot, al limite se torna solo chiudiamo lo stesso, quindi non abbiamo nulla di perso, ok? Bene. Lo scrivo anche in chat. Buongiorno, buongiorno. Attenzione. Euro JPY. Allora. Quindi mi sa che 9:32, andiamo a vederlo su 5 minuti come siamo. Anche se 5 minuti è tirato, però sembra dare un bel esito. Non lo so, io cercherei. Qui c'è una zona di resistenza, di supporto, se me la sono segnata c'è. Per chi mi segue sa che io passo da una cosa all'altra, quindi vabbè dai ragazzi, io chiudo l'euro yen. Ne ho chiuso una parte, poi l'ho scritto anche già in chat, quindi ho chiuso una parte. Ok? Poi, se in caso c'è qualcosa rientro, ho ancora una piccolissima di euro-dollaro, ma non mi dà fastidio. Allora, torniamo un attimino. Il robot a un certo punto è bloccato a lavorare in una cornice dove dici, cavolo, ma come faccio? Tutti i robot devono lavorare in un contesto, no? Nel contesto in cui lavorava, diceva, cavolo, sì, vai bene fino a quando puoi andare, ma a un certo punto cosa fai? A un certo punto è come se io dovessi andare, sono un pescatore, vado a pescare nel lago dove non c'è pesce. Scusa, sono lì, magari ci saranno 10 pesci, ne ho pescati 8, hai voglia che la probabilità di pescare gli ultimi due sarà sempre di meno. Poi a un certo punto magari questi due pesci muoiono di vecchiaia e io non me ne accorgo. E sto lì a pescare in un lago dove non ci sono più pesci, per farmi un esempio, no? Mi pare che si riproducono, vabbè, ma lasciamo stare questo esempio. Ma come devo fare? Io devo cercare di buttare la mia lenza in più larghi. Cioè, a parte che il robot lavora in tantissime coppie come voglio io, ok? Io ho scelto di lavorare in 5, si può lavorare anche in 6, adesso, visto che abbiamo ridotto il rischio del 70%, si può anche aumentare le coppie, quindi diventa veramente una cosa bella che, per esempio, a Giuliano, che non glielo ho detto, siccome vogliamo aumentare il size, forse è meglio aumentare di coppie a questo punto. Vabbè, comunque, a un certo punto il robot lavora di per sé e lavora. Allora, attenzione, poi mi riempite di cose, io lo so, non si può utilizzare qualsiasi broker, a parte che certo che webinar sono adesso sponsorizzati da Dante, ma non perché, no, cioè voi sapete che io sono un menefreghista al massimo, cioè non mi interesserebbe niente a dire potete usare qualsiasi broker. Non si possono usare tutti i broker, ok? Hedging attivo, compro e vendo nella stessa coppia, sono senza utilizzo di margine. Questa è una cosa che non tutti i broker ce l'hanno, ma ti dico, oh, sì, non c'è problema, l'hedging, sì, c'è, ma non è al 100% attivo. O a volte è l'80%, a volte addirittura non c'è. Quindi se tu compri e se tu vendi, utilizzi il margine per ogni singola operazione. Non ve lo dicono. Perché non ve lo dicono? Perché i conti non sono liquidi a mercato. Cosa vuol dire che il conto non è liquido a mercato? Vi mettono in un circolo virtuale, il conto si brucia e il broker si mette in tasca i soldi. Né, poi tutto quanto documentato, perché io seguo un blog dal 2013, quindi quasi 10 anni che c'è il blog. È incredibile, eh? Cavolo, non sono neanche invecchiato in questi 10 anni. Allora, cosa succede? Che c'è stato una volta un broker io facevo dei webinar, mi hanno chiesto di fare webinar, mi piaceva l'impostazione che mi avevano dato, avevano appena incominciato con il mercato italiano, detto, va bene, non c'è problema, facciamo questo, incominciamo a fare questo. Va bene. Dopo 3-4 mesi,
Ma no, ma un attimino, perché abbiamo problemi, non far usare più il tuo robot, perché no, che problemi ci sono? No, è perché riguardi ma scusate, ma che cosa sta succedendo? No, ma no, ma adesso lo rifacciamo di qua di là. Paolo mi chiama, il ragazzo che adesso non mi ricordo neanche più il nome, a parte che vi direi soltanto il nome, mi ha detto, scusa, sai, ma a quelli che usano il robot, non li far più usare il robot, che facciano tre di manuale. Ma scusa, ma perché, scusa, che c'è, che problema c'è? Perché guadagnano troppo. Nell'arco di 5 giorni io avevo cancellato i banner pubblicitari che si mettono nel blog. Ok, va bene. Cioè, io sono trasparente. Ho assolutamente annullato il mio contratto, che comunque non era a termine di tempo, e mi hanno chiesto: ma perché non fai più webinar? Non ci ho neanche risposto. Ho risposto dopo un paio di mesi con la mail: per favore, lasciatemi stare. Io odio queste cose qua. Cioè, io ho una cosa incredibile. Cioè, ti metti a mercato, già è difficile fare trading, devi guadagnare i soldi e c'hai anche il broker che ti mette il bastone tra le ruota. Ma dai, ragazzi, impossibile. Allora, errante, metti i mercati e metti i conti a mercato liquido. Attenzione, mano sul fuoco, la posso anche mettere, ma non è questo il punto. Che magari ci siano qualche conto, o ci sono dei conti nel mercato italiano, non mi pare, ma che mettano qualche conto a circolo virtuale, a me me ne può fregare. Cioè, il conto dei robot sono due conti a mercato liquido, perché lo so, ok? Ma se magari nel trading discrezionale vi mettono in un mercato virtuale, che ve ne frega? Se voi guadagnate, la controparte è il broker, ok? Quindi se voi guadagnate 10.000 euro, il broker ve li deve dare, quindi non ve ne frega niente. Siccome è una statistica che i mercati, che i robot sul i conti con il robot guadagnano a lungo termine, il broker furbastro ha detto: cavolo, ma qui io non posso stare sempre a svuotarmi le tasche e a dare i soldi a chi sta guadagnando. Metto a mercato liquido. Cosa vuol dire? Entri in un mercato liquido, i tuoi soldi vanno a finire nell'acqua, nel mare dove sono tutti i soldi. Quando ci guadagni, ti danno i soldi direttamente dal mercato. Così funziona la liquidità. Che poi ci sia un qualche conto che sia virtuale, magari nel trading discrezionale, perché è chiaro, guardando l'operatività, ormai conosciuto come funziona il robot, le operatività e tutto il resto, dico: ok, ma questo qui è discrezionale, piccolini, conti nuovi, possono anche farlo. Adesso io non lo so, perché non posso guardare queste cose. Io so soltanto che i conti del robot sono a liquido mercato. Io consiglio strettamente di usare Rand come trading automatico, assolutamente. Per il trading discrezionale è perfetto, è eccellente, funziona benissimo. Poi magari c'è anche qualche broker che vi dà delle condizioni migliori. Attenzione! Condizioni migliori non vuol dire che il broker sia migliore. Può succedere che magari quel broker lì che state usando, a un certo punto, ed è già successo, per un evento di qualcosa, vi mette il margine a 1,100. Avete il conto a 1,500 con le operazioni aperte, vi accorgete che il margine scende drasticamente. No, ma perché dobbiamo tutelarci? Cavolate! Ok, quindi attenzione, io preferisco che ci sia qualcosa di trasparente che lavora con me. Magari pago un mezzo pips in più di spread, ma me ne frega. A fine anno magari ho pagato 100 euro in più, però alla fine, ragazzi, io faccio i ritiri tutti i lunedì solitamente. Adesso questa settimana non l'ho fatto, perché oggi, la settimana scorsa, non ho fatto quasi niente, ho lavorato pochissimo e non ho guadagnato. Ok, quindi chiusa anche questa cosa qui del perché io collaboro solo con Errante, perché non faccio broker, come non faccio webinar per altri broker. All'inizio, magari l'anno scorso o 2 anni fa, facevo anche per un altro broker. L'ho eliminato. Ho eliminato tutto perché mi sono rotto le scatole. Prima cosa, lavoravo troppo e io, non è che sia uno scansafatiche, però cavolo, tutti i giorni, tutti i giorni, tutti i giorni, già che faccio tante ore al computer, mi sono un po' ridotto. Sono contento della mia scelta. Poi ho tantissime cose sempre è come se fosse un impegno mio tutte le mattine. Stamattina mi sono alzato alle 5 e un quarto, ok? Ieri mi sono alzato alle 4 e 10. Mi sveglio, mi alzo, perché intanto che devo fare? Non c'ho niente da fare, mi alzo. Sono fatto così e incomincio a lavorare. Quindi ho sempre il mio buon da farsi. Oggi esce la mail, che l'ultima mail che io ho mandato risale a novembre del 2020. Immaginate quanto tempo si è passato, più di un anno e mezzo, per mandare un'altra mail. Quindi non sono quello che riempie
la vostra mail di indirizzo di questo è il link e guarda e fai. No, assolutamente no, non sono quello, non sono, assolutamente non mi interessa perché per fortuna sono un trader che è profittevole, quindi guadagno dal trading. È risaputo, non è che lo dico così perché mi piace dirlo. Basta andare nel blog e guardare quello che faccio, insomma. Cioè, se io che senso avrebbe di avervi detto ieri che c'è l'euro dollaro da vendere e vedere una candela del genere? Cioè, insomma, è una cosa, non ha senso che io faccia trading, ok? Perché io non faccio trading con le mie analisi, insomma, è una cosa. Guarda, io torniamo così, facciamo un po' misto, il webinar è un po' misto oggi. Quando io ieri, tanto questo long ve lo ricordate, io non l'ho fatto tutto, l'ho preso solo fino a qui, però guardate il long, e anche questo preannunciato, partenza di una distribuzione, chiusura della distribuzione. Quindi quando si fa, faccio delle analisi buone, ormai le faccio da, non da ieri, ma da tanti anni, sarebbe un controsenso dirvi che non sono profittevole, no? Cioè, o almeno sarebbe un controsenso non pensarlo almeno. Anche la sterlina dollaro, io ieri l'ho chiusa, esattamente, poi andiamo a vedere esattamente in questo punto qui. Guardate, sta tornando giù. L'euro dollaro, che io ciclicamente, guardate, i segnali sono ancora quelli, io ho detto è da vendere da qui. Orario di vendita 15-16, ve lo ricordate? Non sono, non mi faccio, non me la faccio, me la rido da solo. Questo deve essere chiaro. Non mi viene in tasca niente a dirvelo, ok? Però chi mi segue c'è un motivo. Perché sono un menefreghista e non faccio 50 operazioni in chat? Perché non mi interessa. Chi vuole sta, chi non vuole non sta, chi vuole imparare si guarda i video, chi non vuole imparare, vuole fare solo le operazioni o aspetta la chat di segnali oppure si becca questi due segnali che faccio al giorno, forse ne faccio due alla settimana, ma non mi interessa, non c'ho il bisogno, per fortuna, se avessi bisogno sparerei 50.000, perdonatemi, cazzate di operazioni, ma non avrebbe senso. Che senso avrebbe riempire la chat di segnali, quindi farmi 6, 7, 8 ore a guardare nei grafici a cercare un segnale che magari tra 10 segnali, forse 5-6 saranno buoni, quindi posso dire: ah, guardate come è andato bene questo, quello lì abbiamo preso lo stop. Ma chi se ne frega, cioè non è il mio lavoro quello. Il mio lavoro è dirvi che qui c'era un segnale short da fare per l'orario, ore 15 e 16, segnale ciclico di chiusura ciclo 3, è arrivato fino a qui. Questo qui era il take profit, adesso l'ho cancellato. Questo era il take profit, anzi, era qui il take profit. Va bene, la giornata chiudeva qui, quindi si chiudeva entro il cambio dell'orario. Bene, è andato su, tornato giù, il ciclo 3 assolutamente da aggiornare è questo. Quindi quello che sta partendo adesso qui è un ciclo 4, probabilmente, e vedo che il ciclo 4, dopo un ciclo 3 ribassista, l'ho scritto in chat, cosa deve fare il ciclo 4 per essere un ciclo 4? Andare a fare un nuovo minimo. Quindi assolutamente andare a chiudere sotto questo minimo qui, probabilmente lo farà. Visto che c'è questa candela lunga qui, non mi metto più a vendere adesso. Non mi metto più a venderlo l'euro. Ha fatto questa candela lunga. Adesso lasciatelo sfogare un attimino che si faccia il suo movimento. Quando arriverà il momento di venderlo ancora, lo rivendiamo. Allora, che candela è questa? Peppe, che candela è questa qui? A parte essere una candela lunga. Adriano, che candela è? Stefano, che candela è? Cosa stiamo parlando adesso? Siamo nella terza gamma, nella quarta gamma, nella quinta gamma. Dove siamo? Aiutatevi con delle linee, aiutatevi, fate un attimino, perché io mi mandate delle analisi, sono entrato short qui. Ma dove? Scusa, sei entrato short? Dammi un attimino, fammi vedere il perché sei entrato short. Se volete da me un parere, mi dovete dire anche perché l'avete fatto, perché sennò non ha senso, non posso dirvi sì, avete fatto bene, avete fatto male. Guardate, questa qui è la prima gamba, non si scala. Bene? Per te anomalia? Vabbè. Anche un'anomalia, ma l'anomalia fa parte del trading o non è, non è, non, se è anomalia non si segue. Anche l'errore ciclico è un'anomalia, però si segue. Questo qui è il mezzo ciclo. Perché so che questo è il mezzo ciclo? Io sono una persona monotona. Ma perché sono monotono? Se mettiamo un calciatore, prendiamo che ne so, adesso io non mi intendo di calcio, però prendiamo Ronaldo, che è l'unico nome che mi viene in mente. Addirittura io che non sono
non tipo nessuna squadra, non mi interessa, mi trovo praticamente in colonna, in fila indiana con Ronaldo al suo paese nativo a Funchal. Due anni fa, quando ero in ferie, in un giardino botanico, mi trovo Ronaldo a fianco, col gelato in mano. Non mi interessa niente. Allora la mia compagna mi dice: "Ma questo qui è Ronaldo, tu chi è questo qui?" Mi giro, c'era questo ragazzo qui. Boh, vabbè. Io mi hanno invidiato certi amici tifatori che tifano, che adesso non mi ricordo più, era della Juve, non lo so. Io assolutamente zero assoluto, non mi interessava. Vabbè, vedi com'è il caso. Dovevo farti una foto, dovevi farmi questo, prendi l'autografo, io non mi interessa. Allora, perché ho messo questa linea qui? Torniamo noi nel treno. Casualità della vita. Questo qui è un punto centrale, quindi è il mezzo ciclo. Noi sappiamo. Perché lo sappiamo? Perché ormai la condizione di causa di una lettura di un indicatore mio, d'eccellenza, che io dico sempre l'indicatore che mi ha salvato la vita ed è l'indicatore che uso di più, è l'indicatore ciclico. Se io ho una campana gaussiana nell'indicatore ciclico, facciamo finta che sia questo. Ok? E questo è un minimo di una ripartenza di una campana gaussiana. Ok? Cosa vuol dire? Che nel grafico questo minimo qui risale al minimo precedente. Perché puoi leggere l'indicatore così? Ma non mi interessa sapere, perché ormai l'indicatore me l'ha detto dopo, l'informazione non te l'ha detta dopo, te l'ha detta nel momento giusto. Certo che se te lo diceva qui, andavi a vedere, non potevi fare il trade, ma è normale perché ogni indicatore è in ritardo, non esiste un indicatore. Io quanto odio quando qualcuno mi scrive: "Ah, guarda che era meglio andare short." Ma come fai a dirlo che era meglio andare short? Mi viene un nervoso, guarda, anche adesso. Vabbè che sono al terzo caffè, che avevo smesso, ho ricominciato. Ora, non puoi fare così. Non mi puoi dire, dopo che il grafico è stato fatto, era meglio andare long. Ma scusa, ma come fai a dirlo? Più che altro è meglio che se tu ti fai un'analisi con la tua coscienza, dire: "Ok, non posso fare trading perché non posso saperlo in anticipo. Però, con la probabilità di avere ragione, fai trading statistico, che ha più senso." Attenzione, tra pochino rientriamo nell'ROI. Però andiamo avanti. Io so che questa per me è un'informazione importantissima. Ok? Perché quando io so che questo qui è il minimo precedente e questo qui mi conferma la ripartenza, e in questi livelli qui, ma che ne so, Fibonacci, candele, tutto il resto, posso entrare. Non mi posso prendere il primo pezzettino. È impossibile. Quello lì è una casistica, è come puntare rosso e nero alla roulette. Se io punto rosso e mi esce rosso, ho fortuna. Se mi esce nero, ho sfortuna. Questo qui non lo puoi fare, ma tu lo puoi fare da qua, ok? Con altre tecniche. Quindi, quando l'indicatore mi dà il segnale che già è in ritardo, perfetto, ben venga. Questo è andato in ritardo. Quindi, ogni campana gaussiana, che praticamente in questo caso sarebbe la linea gialla, bianca. In questo caso, però, la linea bianca è un ciclo. All'interno del ciclo, per esempio, questa linea bianca qui, che è un ciclo, all'interno del ciclo io ho la prima gamba e la seconda gamba, che me la dà l'indicatore rosso e verde, che ha una forza relativa del 50%. Quindi, in base alla forza, l'ho spiegato in tanti altri webinar, in base alla forza del prezzo diventa verde o diventa rosso. Si possono utilizzare diverse tipologie. Ok? In questo caso, quando io ho la prima gamba e la seconda gamba, vado a vedere che il minimo che viene dopo sull'indicatore è il minimo precedente del mezzo ciclo. Quindi questa qui sì può essere un'anomalia, per carità. Ben venga, Adriano, che sia un'anomalia, perché adesso se non l'hai preso, ok, se non hai preso lo short, io l'abbiamo preso ieri, quindi ragazzi l'abbiamo preso in anticipo. Noi l'abbiamo preso perché ciclicamente, come già lo dicevo, siamo nell'1, 2, nel 3, qui mi deve partire un ciclo 4. Quindi nell'H4 io avevo nella totalità. Ah, perfetto. No, sì, lo devi vedere più volte, più che altro prima o poi ti fa click in testa, Adriano, anche se lo vedi per la terza volta. E poi continuerò a fare la sequenza dei video senza grafico, come abbiamo fatto i primi 1 e 2. Poi, tempo permettendo, appena finisco tante cose, ne farò altre. Ok, in questo caso qui io sapevo che questo era il ciclo 1. Stava chiudendo e qui partiva il ciclo 2. Allora, qui che mi parte il ciclo 2, anche perché l'indicatore è arrivato a fine, perché ho l'M cicli, io so che questo minimo qui è la partenza di un ciclo 1
su H1. Quindi abbiamo perso qualcosa? No, non abbiamo perso niente. Andiamo a vedere questo minimo qui. Il minimo è 1,0470 più o meno. 1,470 nel grafico H1, 1,470. Eccolo qui. Allora, in questa zona qui, dove io ho dato per partenza di ciclo 3, so che, ma perché è normale, è una cosa normale. Sì, la salita di ieri è stata una cosa, io mi aspettavo che non saliva tanto, infatti pensavo che scendesse, ho fatto di nuovo uno short, l'ho preso oggi, ce l'ho ancora lì. In questo caso che è salito così tanto, io so, perché vado a ruota libera nei webinar, semplicemente perché non ho una tematica da seguire, non faccio webinar in sequenza per far vedere, che ne so io, corsi base dall'1 al 10, io avanzare. No, 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 io vado a ruota libera, il mio mercato è questo, io posso fare un webinar così all'improvviso perché c'ho tutto quanto, sono preparato di per sé. Questo è il ciclo 1, ragazzi. Questo è il ciclo 1. E il ciclo 1 sta diventando ribassista. Perché il ciclo 1? Da cos'è che si capisce che è il ciclo 1 questo? Dai, questa la sappiamo, no? Perché sappiamo che è il ciclo 1? A parte che se sull'H4 deve partire il ciclo 2 che è finito qui, bravissimi. Quindi una cosa semplicissima che finalmente hai, magari, finalmente hai le risposte pronte e questo mi fa piacere perché conferma, a parte a me la regola, ma anche a te di aver un attimino assimilato, questo qui è il ciclo 1, questo è il ciclo 2, mi va sopra la 12, andando sopra questa media 12 periodi qui, esattamente qui, 10530, 10530, va qui sopra la media 48, 10530, vedete più o meno, no? Andiamo adesso non esattamente al pips, però va bene. Questa qui va sopra la media 48, che non è altro che frattalità suddivisa e moltiplicata nel, se io la suddivido per 12 per 4 o la moltiplico per 4, in questo caso questa è la 48 che sarebbe la 12 moltiplicata per 4 diventa 12 per 4 48, quindi nel ciclo H4 la 48 diventa una 12, nel ciclo H1 la 48, la 12 diventa un 48, quindi mi conferma la regola che è partito il ciclo 1. Adesso Fibonacci, questo qui ci serve ancora? No, assolutamente no. Lo rimettiamo qui, finiamo il discorso perché dobbiamo arrivare anche al punto da cui sono partito. Senza perdere il filo, solitamente ci riesco. Lo mettiamo, se mettete il Fibonacci lì, ve lo aggiusta lui sul massimo. Abbiamo questo Fibonacci qui che conferma che vado sotto il pivot, vado sopra il 50, già so che mi aiuto con i canali. Grandissima invenzione. Faccio due trade alla settimana, vivo benissimo, non ho bisogno di farne 50 di trade. Ok? Dipende da quello che vuoi fare. Io non ho le manie. Ho avuto, non mi interessa. Come dicevo a te ieri, Giuseppe, non vedo l'ora. Cioè, avere le cose materiali non, mi hanno praticamente piano piano, sai quando mangi tanta panna? Ok? Quando mangi tanta panna non mi viene il nome, come si dice in italiano, ti viene la nausea. Ok? Mi hanno nauseato. Non mi prendete per un pazzo. Però avere una macchina che tu entri in macchina, come te lo dicevo ieri, c'è troppo freddo, accendi, sono riscaldati, c'è troppo caldo, accendi e il sedile è ventilato. E questo, ma insomma, che cosa mi servono tutte queste comodità? Certo, magari forse è anche bello averle per fare per fare diciamo la ricchezza, i soldi, sì, ti fanno compagnia, sono belli, puoi permetterti delle ferie, puoi permetterti di vedere il mondo, cose che magari non tutti le possono fare. E questo è bello. Io ho scoperto che nel giardino di casa mia sto migliore. Di casa mia non è detto che dove vivo adesso, voglio anche cambiare paese. Però a casa mia io sto meglio che in tutto il mondo. Certo, mi piace andare una settimana qua, un mese qua, 2 giorni qua. Se vado, vado volentieri. Ma certo, qual è la soddisfazione delle vacanze? Avete mai pensato a una cosa? Qual è la soddisfazione più grande delle vacanze? Prima cosa, lo stress di farti la valigia, o forse dimentichi questo, forse dimentichi questo. Boh, poi lo stress, perché ormai è diventato uno stress. Prendere un aereo e devi in ritardo e questo, poi a quello ritardo non coincide, aspetta 2 ore, prendi ed è uno stress. Arrivi nel posto, ti trovi intanto disorientato perché non è il tuo habitat naturale.
Arrivi magari con il pantalone lungo e ci sono 40 gradi, stai morendo di caldo. Quindi arrivi praticamente distrutto, stressato, con le orecchie che fischiano dell'aereo, sei distrutto. Quindi andare in ferie già diventa una cosa stressante. Il bello della vacanza, se, dal mio punto di vista, c'è la soddisfazione o la sensazione più bella è quando arrivi a casa, apri la porta e svuoti la valigia. Non so, mi dà molto di più fare questo. Quindi a volte dico, ma sai cosa, le ferie chi me le fa fare? Sto qui, sto tranquillo. Adesso ho cambiato ancora di più, ho detto, ma scusa, ma perché io non posso vivere a casa e non posso dove andrei a fare le ferie? Ah, qui voglio vedere. Quindi vado a cercare un posto dove magari chi vive lì va a vivere da un'altra parte, perché vuole la ricchezza, vuole guadagnare di più. A me non interessa, il mio lavoro lo posso fare da casa, lo faccio a casa tua. Okay? Quindi vengo a vivere lì dove gli altri vanno in ferie. La cosa, per questo ho deciso che da luglio a luglio, io andrò da luglio 2022 al 2023, cambierò paese. Okay? Un paio di voi ve l'ho detto dove, agli altri dirò sono altrove. Okay? Quindi non vi dico neanche dove vado, però non mi interessa. È perché è una cosa che ho scelto di fare. Ok? Ok? Bravo, Adriano, hai fatto bene, fatto bene. Fatto bene, perché a un certo punto devi dire, ma perché io devo andare in ferie e stressarmi? Io non ho bisogno di lavoro, per fortuna non ho il sistema che ti blocca. Tu vai a lavorare per guadagnare, per permetterti la macchina, per permetterti questo, ah, ma devo pagare il mutuo, devo pagare l'elettricità, arriva la bolletta, tutte queste cose qua. Ma chi te lo fa fare? Chi te lo fa fare? Un amico mio che vive in Thailandia da adesso quasi 10 anni, che lui fa il grafico, mi ha detto quando è andato per via, hanno spostato la ditta, è dovuto andare in Thailandia, mi ha detto la cosa più bella è passare la vita in canottiera. Immaginatevi questa cosa, la canottiera, cioè vivere con un'aria fresca, non hai bisogno di questo. Vabbè, poi magari c'è anche quello che dice, ah, io preferisco, mi piace l'inverno. A te piace l'inverno, a me piace l'estate, a me piace non no, più che altro l'estate, non avere più il bisogno, cioè il freddo è la cosa più terribile. Almeno il caldo dici, cavolo, mi bevo una birra fresca, ma cioè, col freddo mi devo fare un tè caldo, ma perché? Sì, giornate fredde sono anche belle, dico, da un punto di vista se le vedi nel film che sono romantiche, però io andare fuori con la pioggia non ci avrei tanta voglia, piuttosto vado fuori col cappellino e gli occhiali da sole, per fare un esempio, ma queste sono altre tematiche. Allora, torniamo noi, così. Oggi webinar misto, un po' di qua, un po' di là. Allora, questa cosa qui è la prima gamba, seconda gamba, terza gamba, mi fermo con un Fibonacci dal minimo al massimo e arrivo sotto il 50%. Quindi ho già capito che deve continuare la discesa. Ma siccome ha fatto questa candela lunga, anomalia, come l'hai chiamata tu, guardate dove sta arrivando. Questo canale qui, ok? Che è praticamente preso da una forca di pitch messa lì, perché se io posso cancello questa, guardate. Ah, ho cancellato quella sbagliata. Però cancellando quella sbagliata, la rimetto. Allora, questa forca di pitch che io ho da questo massimo qui a questo minimo qui è questa. Vedete? La prendo, l'ho disegnata, sta funzionando o non sta funzionando? Guardate come ha funzionato, precisa. Chiaro, mi va fuori, queste sono le false rotture del canale, torna dentro, target, preciso. Quindi chi non l'ha chiusa, chi non ha chiuso un pezzo. Vabbè. Poi copio questo canale qui, ok? L'ho copiato e infatti, andiamo a vedere se ce l'ho, questo canale che ho qui sotto, adesso togliamo questo e prendiamoci questo canale qui è il canale copiato e lo metto al centro, guardate, lo metto al centro, ok? Ho messo al centro. Ah, non è che sia una cosa che io sono un mago, l'ho messo al centro, ha toccato. Boh. Adesso mi posso immaginare un euro dollaro così? Immaginatevi adesso, dovete avere l'immaginazione perché sennò fa parte del trading. Sa? Vi posso immaginare che un euro dollaro mi faccia così? Immaginatevi questa cosa qua. Può succedere? Può succedere di tutto, però insomma, adesso dovrei andare a vedere una candela lunga. Guardate questa candela qui, per esempio, possiamo dire che questa è una candela lunga, però
poi fa su, poi torna giù, c'è il pivot, ok? Adesso questa è una ripartenza di distribuzione, va su, adesso non ho tanti esempi da farvi vedere in questo grafico, però va bene. Quando una candela è lunga rossa, aspetto, la puoi vendere dopo. Quindi in questo caso qui io adesso non posso fare altro che aspettare, andare a vedere su un livello di Fibonacci, quindi non è che sia una cosa talmente difficile e mistica, l'unica cosa che vi frega, che ti frega, che ti ha fregato, non faccio nessun nome, Peppino, no, Peppe, sai che ti voglio bene, ma a tutto in generale, non solo a te, no, io faccio l'esempio, ma a tutti, anche a me, ha fregato. Poi, quando non ti frega più perché hai anche altri capitali, quindi anche se c'hai un'operazione in più non te ne frega, ok? Questo può essere anche un'idea, però, oppure delle sites tranquille che non ti fregano il conto. In questo caso qui io non posso, ho chiuso qui l'operazione e dopo 15-20 minuti mi viene la fregola, ma magari adesso crolla ancora, rivendo. Chi te ne frega? Cosa stai lì? A guadagnare o perché c'è la fregola di farti un altro trade? Chi te lo fa fare? Non è trading. Quando fai del trading che hai chiuso l'operazione c'è un motivo, adesso devi aspettare per esempio questo livello di Fibonacci qui, 38,2 per esempio. Quindi devi calcolare che potresti entrare qui, neanche se mi fa il breakout, non c'è. Potresti entrare qui, quindi già, poi vedi le analisi sono queste, sono complete. Ai ragazzi nuovi che mi state scrivendo, i miei contatti, io non mi preparo niente, cioè andate nel mio blog e ritrovate i miei contatti. mp-agendaforex, tutto attaccato. .com agenda mp-agendaforex. Ora ve lo metto qui perché io non li metto mai, me lo state chiedendo e mi fa piacere perché vuol dire che qualcosa di interessante lo sto dicendo. Questo qui è il mio blog, ve lo metto qui. Andate lì dentro, lì avete migliaia di video, non dico migliaia perché dico un numero, però migliaia di video, quindi non perdetevi adesso a sentire 1000 ore di video, perché assolutamente no, però c'è tanto materiale, spulciate un po', magari 750 video ci sono, se non sei sicuro? Me li hai contati? Non mi fare così, può anche essere, anche perché tanti, sì, c'hai ragione, sai perché? Perché tempo fa tanti si sono staccati quelli vecchi, li stacca YouTube distacca YouTube perché diventano troppo vecchi, quindi me li stacca, li devo andare a riattivare, ma chi se ne frega. Sì, sono tanti, ma 750 può essere comunque una regola, sai? Anche perché YouTube, per esempio, io uso YouTube mio privato e non lo pago, e quindi, certo, comunque sono 750, ma va bene. Sì, ma per esempio il corso base, tanti video li hanno staccati, mi sa che li hanno anche cancellati poi alla fine. Vabbè, comunque lasciamo stare. 750 video sono già tanti. Non posso vedere quanti video ci sono. Volevo vedere quanti video ci sono. Non mi dà l'altro. Cioè, così magari mi dici così. Sono curioso anch'io dove l'hai visto tu. No, non c'è. Non c'è. Non c'è, non dal vivo ce ne sono anche uno solo dal vivo, non ho fatto fino a... Allora, torniamo noi. Quindi fai la tua prima operazione dopo un primo ritracciamento che sarebbe 1.520, ma questo 1.520 com'è che lo posso anche valutare? Allora, 1.0520. Aiutatevi ragazzi, aiutatevi perché c'è tanta roba. 1.520. 1.5020. Ok? Ok. Allora, cosa posso fare? Lo short qui adesso? È uno short da fare secondo voi? No, perché non è da fare lo short? Perché sul ciclo, sull'H1... la distribuzione fino a prova contraria, e poi ti dico che forse hai ragione, forse anche no in questo caso, Stefano, la distribuzione è partita da qui. Ah.
Va bene, rispondo dopo perché sono chiamato. In questo caso qui la distribuzione è partita qui, okay? Coincide addirittura al minimo, parte il ciclo 1 sopra la 48, diventa ribassista, questo qui è il ciclo 1, ciclo 2, quindi questo potrebbe essere il ciclo 3, quindi potrebbe ancora andare short, ok? Quindi magari fare uno short da qui non sarebbe neanche male come idea, ok? Però visto che c'è la distribuzione bassa che potrebbe ripartire una nuova distribuzione, quindi ripartire il ciclo 1 sopra 48 andare su, non faccio lo short. Quindi anche questo ho filtrato una possibile entrata short, ok? L'ho filtrata. Bene. Cosa succede a questo punto? Io mi sono messo questo livello qui per capire quando sono ciclicamente possibile entrare. Bene, mettiamo il caso che invece di fare questo torno qui, quindi vedete che non è semplice, cioè che non è difficile. Vado sul 50% che il 50% è il livello di Fibonacci più taggato, più usato, più utilizzato da tutti i trader mondiali, ok? Adesso non riesco a metterlo esatto, però vabbè. Ecco, 1538, 1538, 1538, 1538. Vabbè, dai, più o meno. Quindi allora l'evoluzione ciclica di 1538, poi vedete che il Fibonacci ve lo potete mettere anche sull'ultima candela, poi vi spiego l'analisi finita. Parte il ciclo 1, parte il ciclo 2. Al ciclo 3 rimane laterale, questo è il livello del 50% di Fibonacci, la distribuzione si è portata alta, max Gauss, per chi conosce la mia tematica dei cicli e la campana gaussiana, vi ripeto, adesso farò un video appena mi sistemo, prima devo fare la barba e tagliare i capelli magari, farò un video dove vi presento un paio di libri che mi sono comprato adesso quando sono stato in Italia, e un bellissimo libro, Il Cigno Nero, io ne avevo già letto una parte online e sono andato a capire, cioè sono andato a vedere un po' sfogliandolo e mi sono trovato che parla delle campane gaussiane, ragazzi, io ci parlo delle campane gaussiane da quasi 20 anni, ok? Cioè, è già il secondo libro che becco che parla di questo, ok? Senza che io mi sono andato a comprare i libri prima, quindi è per me un'ulteriore verifica e conferma di quello che sto facendo. Bene, torniamo qui. Max Gauss, quindi il Max Gauss gaussiana, Max la campana gaussiana che sarebbe stato questo. Ah, guarda, ma è quello precedente. Bene, bene che lo sai. Massimo precedente, breakout di questo minimo, sai che deve scendere. Cosa devi fare? Fai long o fai short? Ragazzi, una cosa semplice dal punto di vista della tematica. Bene, andiamo avanti. Allora, io voglio, per esempio, adesso andare a toccare in questa zona oppure andarmi a toccare questa zona. Allora io vado a vedere se questa è la prima gamba, questa è la seconda gamba, qui siamo sulla terza. Quindi che cosa devo fare adesso? Long o short? È long o short il minuto? Ricordiamoci che questa qui è la campana gaussiana, questo è il Max Gauss, che è più sinistra, quindi potrebbe scendere ancora. Quindi non posso fare long, ok? Fino a prova contraria. Il long lo posso fare, e qui ci vuole la furbizia della pazienza, furbizia della pazienza, guardate che come me. Allora, vado qui, che bello fare trading, che lavoro stupendo che fare trading. A volte io ce n'ho le scatole piene, però è un lavoro stupendo, certo che bello, perché ti porta, oltre a poter guadagnare, ti porta anche ad avere del tempo libero se ti sai gestire. Se non ti sai gestire, vuoi stare con le lacrime agli occhi 12 ore a guardare candele, ma non so se sia la cosa migliore da fare. Però va bene, dai, ognuno da su. Allora, cerchiamo un punto che mi interessa, questo qui. Bene, allora io, canali, ragazzi, i canali sono la cosa più bella che esistono. Incominciamo a capire se questo qui è il mezzo ciclo. Questo qui è il mezzo ciclo, lo so perché questo è il minimo, quindi prendo questo più basso, nel minuto devi stare un po' un attimino ancora più razionale del solito, questo qui è il mezzo ciclo. Quindi a questo punto l'entrata che io farei per guardarmi, minimo è questo, quindi prendiamo questo qui, poi i tempi che ho messo qui, vi ripeto, 39 periodi, li utilizzo tantissimo quando faccio trading di fondo, quindi in questo caso qui trovo in questa zona qui la prima possibilità di entrare è questa.
qui abbiamo un canale, questo è un segnale long, campana gaussiana bassa, quindi minimo di Gauss qui, ok? Devo ripartire, se mi rompe questo massimo mi va a partire la nuova distribuzione sul minuto, ok? Quindi volendo sul breakout di questo massimo, quindi tra 5-6 pips, io posso entrare long, se no me ne sto fermo, mi va anche bene. Bene, ricordiamoci che però sul minuto possiamo utilizzare un'altra cosa che ve la posso vedere nell'H1, però ha sbagliato. Attenzione, sta tornando su. Allora, ragazzi, ha sbagliato il grafico, cavolo. L'ho per me di euro dollaro, lo segno di qui. Allora, così in tempo reale con voi. Cos'è che devo fare oggi? Devo fare la spesa? Devo comprare il pane? Devo fare qualcosa? Allora cosa vuol dire? Che questo piccolo long che è contro trend non vado a tenermelo come un trade che magari, che ne so io, dovrebbe pagare chissà cosa. È un piccolo long che deve pagarmi di andare a comprare il pane. Okay? Quindi se questa cosa qui mi ritorna qui dietro, perdo un paio di pips, ma chi se ne frega, poi mi entrerò short, ho già guadagnato tanto, quindi, però se questa è la prima gamba, la seconda gamba, allora, e io punto sempre l'idea che siamo nel ciclo 1, quindi questo qui, per chi è nuovo, è tutta un'altra, tutto un altro mondo, lo so che non starete al passo oggi, ma ci vuole tanto tempo, immaginate, voi che già da mesi mi seguite, forse anche da anni, le prime volte che mi avete sentito è come se avessi parlato una lingua che non conoscete. Adesso a questo punto, piano piano, si ragiona con la mia testa, anche se è la vostra. Però, quindi, non è... Vedete che questa distanza l'ho portata qui, ok? Questo è il ciclo che io mi immagino, ok? 1,05, ti ricordi i miei livelli, 1,05 di 20, ok? Il trade è già in positivo, questa è una situazione long, il ciclo ha prima gamba, seconda gamba, terza gamba, è il ciclo 1, ok? Altra cosa che potete fare, che questo è il breakout, quindi non immaginatevi, attenzione che chiudo questa che l'avevo sbagliata, anche pagato, ho fatto anche al posto di euro dollaro ho fatto un long di euro yen, è andata anche bene, però siccome non sto guardando il grafico la chiudo. Ma si possono riprodurre queste cose, cioè, insomma, se io le faccio così live con voi, se non sono riproducibili queste mie tematiche, insomma, sì. Quello che frega è che tanti vorrebbero fare di più, e fare di più a volte gli frega di più. Quindi no, cercate di fare di più, fate quello che dovete fare, fate il trade, che è la cosa migliore. Non fate il gaming, non fate il gioco, non fate il giocatore, fate il trade, che è un lavoro. Fare il trade è un lavoro, è una scienza, è una matematica, è un'istituzione, è un'istruzione, è un'educazione, è una disciplina, ok? Ma andare a giocare la roulette rosso e nero è azzardo. Io mi azzardo a fare una cosa, ok? Guardate, sta andando in questa zona qui, pagherà di più sicuramente, ma sicuramente pagherà di più, sono convinto. Però c'ho il dito sul mouse, chiuso. Non l'ho neanche fatto, non ho mandato il messaggio in chat. Cavolo, non sono, vabbè, uguale. L'ho scritto ma non lo sono mandato, perché questa versione che ho di WhatsApp provvisoria non mi fa, se non clicco il pulsante verde non parte. Vabbè, non importa. Ho chiuso lo short. Chiuso. Questo è trading. Vedi Peppe? Hai capito? Hai capito che questo è un lavoro? Allora, se uno ha un lavoro tradizionale, va a lavorare, non so io, facciamo un esempio, va a fare il turno di mattina a fare le colazioni al bar. Un esempio così a caso. Ok? Vai a fare colazione al bar, quindi devi andare alle 6 a preparare, che ne so,
i panini, preparare, non so, le paste, i croissant, non so, preparati comunque. E quindi tu stacchi però alle 3 ci stacchi. Nell'orario che tu hai lavorato le tue 6-7 ore, hai guadagnato 50 euro, 100 euro al giorno, giusto? Fare il trader è la stessa cosa. Tu devi andare mandare avanti la tua azienda. Quindi se tu in queste 5-6 ore hai fatto 50 euro, che non sono tanti, ok? E non hai le manie di grandezza di doverti comprare la macchina sportiva col cavallino davanti, che magari è anche bella avere, ma vi ricordo che, ve lo dico veramente sinceramente, sì, veramente sinceramente, avere tutte queste cose materiali, forse c'è qualcosa di comodo avere a me. Io preferisco guardarmi la televisione in uno schermo grande, o questo è vero. Quindi mi sono permesso di comprare una televisione. Che se non stai attento, quando ti lanciano un pugno, te lo becchi in faccia perché è talmente grande che è quasi più grande di me. Okay? Scherzando con mio figlio, che lui è 1,80 m, si è sdraiato a fianco alla televisione quando la stavamo montando al muro ed era più grande di lui. Quindi, assolutamente, questo è diciamo, un lusso che mi sono permesso. Però, ancora questa qui me la godo perché alla sera, magari quando ci voglio guardarmi un film, me lo guardo che sembra che devi stare attento quando passi, veramente che ti riempiono di botte se stai guardando un film di azione. Fatti degli esempi. Mi sono permesso questo, mi sono permesso avere il surround con tutte le belle quando sparano da destra e a sinistra devi anche stare attento. Infatti il gatto scappa sempre quando c'è qualcosa del genere perché sentono rumori che sembra che sia qualcuno fuori dalla finestra, per farvi esempio. Questa è una cosa bella, ok? Però avere una macchina sportiva, io ne ho avute tante. Da un certo punto la macchina è lì fuori, non è che puoi stare tutto il giorno davanti in macchina su e giù, su e giù. C'è la passione della moto, me ne sono comprate tre, bastano. Cioè, a un certo punto adesso vendo una, adesso sto smaltendo tutto perché voglio cambiare vita, cambiare paese. Quindi svendo tutto, quando sono nel prossimo paese, rifaccio da capo e mi comprerò di nuovo una moto, una basta. Ok? Due, forse per due tipi di modelli, dipende dove vai a vivere. Se vivi in un posto in montagna ti comprerai una macchina che abbia quattro ruote motrici che non si rompa, che sia abbastanza solida. Non ti puoi comprare un Ferrari se vivi nella strada tutta quanta distrutta. Quindi ti devi adeguare anche a queste cose qua, per esempio. Quindi se tu ti adegui la tua vita a quello che puoi fare, se fai un trading che è 50 euro al giorno, sono 250 euro alla settimana. Vabbè, non sono tanti, vi dico la verità. Non puoi vivere magari con 1000 euro al mese. Poi dipende dove vai a vivere. Però se tu impari a fare 50 euro al giorno, e da qui dove sei entrato qui, hai fatto questo pezzettino di grafico qui, cosa hai fatto? Puoi fargli anche due lotti da 10 pips, quanti sono? 200 euro. Questo è il trading. Ok? Questo è trading. Questo è trading. 200 euro sono, cioè, 200 euro in un'operazione che è durata 3-4 minuti, 5 minuti? Ok, questo è quello che si deve fare. Normalmente se fai il trader così di fondo intraday. Poi c'è l'operazione come quella di ieri. C'è l'operazione come quella di ieri. Dov'era? Adesso qui non ce l'ho, l'ero ieri. Quelle che pagano di più, ok? In questo caso si possono fare. Sì, guarda, guarda, tra un po' lo sai che vengo e me ne sono legate tutte, Peppe, perché quando vengo ti tiro le orecchie. Peccato, ho ancora lo short aperto di ieri. Se tu l'hai fatto con buon senso quello short lì, non ti deve. Si poteva aver chiuso perché era andato in positivo adesso, ma se l'hai fatto con buon senso, poi dipende che l'operazione che mi hai scritto adesso è già tanto se il conto non permette. Se hai fatto un'operazione con buon senso, te la puoi anche permettere di tenere. Non devi fare altro, la puoi anche tenere. Non ti deve dare fastidio. Poi, se hai fatta con buon senso, quando l'euro dollaro si troverà, per esempio, di nuovo in questa zona qui, ne vendi un'altra. Quindi con quella seconda puoi andare a recuperare, ma se tu cominci a spingere ogni 2 minuti e fare uno short per andare a recuperare, non ha senso. Se è un'operazione tranquilla, la puoi tenere e non ti dà fastidio. Okay? Allora, adesso, per esempio, se mi rompe questa zona qui, io potrei andare long. Bravo, vedi? Nel frattempo fai un po' di qua, fai un po' di là, ma piano piano, quando arrivi ad avere di nuovo il conto flat, tutto quello che hai fatto è utile e ritirabile. Allora, posso andare long adesso se mi rompe questa zona qui per andare a toccare il 50%? Stefano? Peppe? Antonio? Adriano? Dai? Giovanni? Tre Giovanni?
Giovanni 1, 2, 3. Dai, Roberto. Ciao Davide, non ti avevo visto. Ah, lo posso fare questo round qui? Mamma, quante bacchettate che vi darei. No, non lo posso fare. Perché? 1, 2, 3, 4. La possibilità che persista il trend di Bassista è imminente. Posso fare, se in caso il ciclo 1 mi chiude così, potrei fare un ciclo 2, volendo. Ma se adesso sono qui, sono in canale, vedete che sta tornando sotto il canale, addirittura potrei andare short qui, ma siccome fatalità temporale non lo posso fare. Devo aspettare di capire come questa distribuzione si va a evolvere. Se non si evolve come voglio io, non la posso fare. Vedete? Quindi questo è trading. A volte si immagina una cosa, non posso fare. Allora, io abbiamo questi livelli qui che abbiamo messo un po' così, più o meno a livello giusto, 1,520, 1,538, più o meno era questo, però sono livelli di Fibonacci presi su H1. Da questo massimo a questo minimo, a me interessa però avere anche questo come riferimento. Quindi nel minuto io ho questo minimo qui e questo massimo qui, prendo questo, non prendo quello massimo, prendo da dove è partito il grafico. Ok? Ah, guarda, poi uguale, lo giri destra, sinistra, a me non mi interessa, c'è qualcuno che sempre ogni tanto dice, ma l'hai messo al contrario, che te ne frega? Ti interessa assolutamente vedere che qui c'è scritto 31, 38 e 2 e qui c'è scritto 61 e 8, ma che te ne frega? Sono livelli. Sono livelli che sono uguali, sono delle linee, ok? Quindi uguali. Guardate, sta funzionando il 76,4. Sta funzionando il 76,4. Ok? Quindi io potrei andare a fare quando il segnale short ha finito, potrei andare in base, se non mi rompe questo minimo, se non mi rompe questo minimo, potrei andare a fare poi la ripartenza del ciclo 2 fino ad andare al 61,8 o 32, 38,2 se volete girarvi come volete. Quindi i livelli di Fibonacci che io ho, guardate dove è arrivato, 51,20 è arrivato qui, il prossimo livello sarebbe questo qui o questo qui. Quindi alla fine cambia poco, però se devo fare trading sul minuto è un'esigenza. Quindi guardate, è arrivato esattamente in questa situazione qui. Ok? Adesso allora se io poi vado a vedere che 1,500 e 1,0538 potrebbe essere il livello migliore, allora lo posso fare. Potrei anche incominciare a vendere a questa zona, ma c'è il pivot vicino. Quindi sto attento e aspetto. Allora, se mi rompe questo minimo qui, così finiamo il discorso. Posso entrare se mi rompe questo minimo qui? Il minimo di questa candela qui è 1,04989. Posso entrare sul minimo? 104 89 984. Posso entrare su questo minimo qui? Adriano dice di sì, Peppe dice di sì. Certo che si può entrare, ma quando? Entreresti sul minuto se mi rompe questo minimo qui adesso? Certo che no. Perché? La distribuzione qui è in partenza. Quindi non lo posso fare. Allora andiamo un po' avanti. Immaginazione. Poi quando avete assimilato queste cose, dovete anche cercare di tenerle. Allora, frattalità ciclica, casistica, perché io l'ho messa a 39 periodi le distanze. 4 cicli, 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3, 4. Allora, l'evoluzione ciclica. 1, 2, 3, 4. Questa è una distribuzione regolare, giusto? Però se io ho un ciclo 1 debole, ho un ciclo 2 che mi fa così, allora dopo posso incominciare a vendere il ciclo 3. Quindi lo posso vendere soltanto da qui. Il tempo. Perché io do delle indicazioni temporali? Perché sono un po' masochista? Vi voglio far aspettare 3 ore fino ad oggi pomeriggio? Capite queste cose qua? Poi, visto che... dopo ti rispondo, che mi state scrivendo. Sono... Ok.
Cosa devo fare adesso? Aspettare. Prima cosa, evoluzione ciclica, prima gamba, seconda gamba, terza gamba, chissà perché non sta facendo uguale. Buono, bene. Tanti di voi mi scrivono, ah, ma io vorrei fare trading assieme a te in ufficio, facciamo trading assieme. No, non lo voglio fare, non ti sai concentrare, io mi devo concentrare da solo. In due fai solo confusione. Ho fatto trading anche assieme a altre persone in chat. No, fai trading da solo è la cosa migliore, perché da solo il trader è una persona sola. Ok, due trade assieme alla fine si aiutano entrambi ad avere ragione. E se tutti e due hanno torto, capite questo? Non siete responsabili della vostra azione, siete responsabili di due persone, due menti. Le due menti a volte si influenzano assieme e dicono: ah, sì, ma vedi questo long perché? Ah, ma sì, no, ma potrebbe fare così. Ah, sì, allora basta. Non è questo. Da solo devi ragionare da solo. Quindi evitate di non faccio queste cose. L'unica cosa che si può fare, che è pianificata, è una cosa che sempre dico, potremmo fare dei ritiri di trading. Questo sì. Questa è una cosa che in futuro vorrei fare, vediamo se riesco a farlo. Comunque, adesso la tematica è, siccome qui, che è una Y, si è spostato un po' il grafico, io sto perpartendo il ciclo 2. Allora, questo qui è di nuovo un euro d'oro. Questo però adesso ve lo scrivo in chat così. No. Okay. Corso di 1 punto, dove ho fatto, vede che non è anche un bel low, quindi questo ci dovrebbe stoppare subito se va male. 1,05, però vi tengo un attimino in sospense, che voglio vedere una cosa. Di nuovo con il qua. Ok? Allora, che aspettativa ho di questo long? Usate un po' di tutto in queste cose qui. Allora, l'indicatore è fantastico, ma dovete anche avere la possibilità di leggerlo come si deve manifestare. Lo prendo questo, anzi, prendo questo minimo qui, lo traccio uno qui, che è la Y, poi prendo un'altra trend line e lo traccio da qui. Vediamo se riesco a metterla dritta. Ok? Quindi la possibilità temporale di finire un ciclo è questa. Prendiamo questo indicatore qui, ve lo metto dal minimo del ciclo che è partito, quindi il minimo qua, e ve lo trasporto più o meno la parte centrale della mutandina, come la chiamo io questa cosa qui, per questa curvetta qui. Quindi usate la linea bianca, ve la disegno qui, sembra facile, ma se è così facile lo farebbero tutto. Adesso sono andato un po' storto. Questa linea qui, questa linea qui, questa linea qui. Quindi vuol dire che da qui mi parte il ciclo 2. Dato di fatto che la frattalità funziona, il canale sta funzionando. Quindi in questo caso qui, qua c'è ancora un po' di spazio, io l'ho anticipato un attimino perché siamo sul canale, quindi il long l'ho fatto su questo canale. Se adesso non si manifesta il segnale long e incomincia a fare così, io sono costretto a bloccarmi, chiudere l'operazione perdendo poco, 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 perché potrebbe rompermi questo minimo e andare sotto. Quindi attenzione, aspettiamo questi 3 minuti, 10 e 30, quindi orario anche di candela H1, mezz'ora. Quindi torno qui, lo splitto in M30 e tra un minuto la candela M30 potrebbe farmi l'effetto palloncino. Ok? Quindi sono tutte tematiche che abbiamo fatto e rifatto tante volte, giusto? Quindi adesso la candela potrebbe darmi un risultato iniziale negativo e poi positivo, quindi entrare, scendere o salire. Vedete che è partita? Allora, questo è molto importante perché l'open price della candela a mezz'ora è partita rialzista. Questo vuol dire che se adesso mi va su ancora un pochettino, io mi chiudo l'operazione perché poi potrebbe tornare sotto questo minimo. E questa è di nuovo un'altra informazione. Guarda, sta già tornando su, però c'è un po' di volatilità perché le 10:30 è molto particolare anche dati sulla sterlina. Quindi lasciamo ancora un attimino. L'importante è che non mi faccia candele lunghe. Okay? Che tenga un po' la base, sta chiudendo, guarda, sta chiudendo adesso, vedete?
Siamo un po' un attimino. Ricordiamoci che questa candela al minuto qui, l'open price è questo. Quindi se torna sopra il canale, allora la posso tenere fino a qui, 14 pips. Aspettiamo un minuto ancora. Poi al limite prendiamo uno stop loss, ma ecco, questo per esempio è una cosa da imparare. Quindi quando fai trading stretto, devi accettare questo stop loss, perché questo lì potrebbe diventare, eccolo qui, attenzione, non lo faccio lo short, sto fermo un attimino perché è un doppio minimo, candela delle 10:30, quindi dovete stare attenti, però se incomincia a scendere ancora mi becco lo stop loss questa volta, sto fermo, ho preso uno stop loss, va bene, attenzione, doppio minimo, ricordiamoci che la campana goccia in partenza, deve partire il ciclo. Queste cose qua io non è che le ho fatte adesso, è una cosa che io ripeto da tanti anni, io faccio trading da tanti anni, quindi in una maniera o nell'altra, addirittura adesso faccio una cosa che è un po' strana, chiudo l'operazione di ieri che era in positivo. Ah, vedi, non ho avuto il tempo di chiuderlo, per esempio, vedi? Tu l'hai chiuso, mi hai anticipato. Ok? Attenzione. Ricordatevi che la candela a mezz'ora sta facendo l'effetto palloncino. Da una parte l'ha fatto, adesso se torna qui diventa verde di nuovo, quindi l'effetto palloncino è per il trading che sto facendo positivo. Notate che è andato a ritestare il canale, quindi da qui è andato a toccarlo, ha preso altri long. Ok? Nel minuto fermi qui, questa è la distribuzione del ciclo 1 che sta per ripartire. Dalla linea bianca il ciclo diventa ciclo 2. Qui statisticamente sono un po' variati perché sono logicamente variabili, non è che li ho messi precisi, sono 39 candele. Sono a volte più lunghe, a volte più corte. Quindi sta andando male il trade fatto, no? Adesso me la chiudo. Uso un po' di ieri. Perfetto, così mi sono liberato, il margine sale, sei tranquillo, c'hai un'operazione long. Addirittura questa operazione long adesso non dà più fastidio. Perché non dà più fastidio l'operazione long anche se ti va male, Peppe? Perché questa operazione long è anche carina da tenere? Perché non hai più lo short che ti fa controparte e volendo, se scende ancora, ne potrai fare un'altra da più in basso però. Dopo che è sfiatato, ha perso forza la situazione short, dice, sai, faccio un altro long. L'altro long lo fai che vai a recuperare questo long un po' più alto. Ok? Quindi se la tranquillità, ecco. Poi se non va bene oggi, va bene domani. Il mese è lungo ancora, vabbè, il mese ormai sta per finire, però ancora lungo, no? Bene, vedete che l'effetto adesso nella frattalità dei cicli sta avvenendo quello che dico io. Ah no, sta avvenendo quello che il grafico vuole fare. L'analisi si adegua a quello che fa il grafico. Quindi in questa zona qui dovrebbe partire long, tornare sopra l'open price della candela a mezz'ora, tornare qui sopra e ripartire rialzo. Ok? Sapete quanti sono andati short in questa zona qui adesso? Quindi probabilmente può scendere ancora a prendere gli stop loss. Ma siete andati, se sono, no, scusa, non scenderà, mi sono sbagliato. Quanti sono andati long in questa zona qui? Scenderà a prendere gli stop loss. Quanti però sono andati short perché pensavano che il grafico, stai fermo, mi ha rotto le scatole questo grafico. Se rompe adesso questa zona qui, ok, che ha rotto, tanti sono entrati short. Adesso torna su, vanno a prendere gli stop loss e si girano long. Visto che quelli sono girati long, a un certo punto torna di nuovo giù perché prenderà gli stop di chi ha messo lo stop loss sotto il minimo. Quindi è un dato di fatto. Dovete un po' un attimino raggirare questa cosa qui. Ed è difficile da fare. Ogni tanto succede che non lo fa e il ragionamento è diverso, ma se avete delle size tranquille potete fare tutto quello che volete. Il problema è quando non avete le size tranquille. Quando volete fare in un giorno riempire un secchi di soldi, impossibile, impossibile, cioè non è questo il trade. Ok, adesso siamo in una dinamica ciclica, nuova dinamica ciclica, il ciclo 2. Questo vedete che è stato, si è un po' allungato, ma non mi interessa. Okay? Se notiamo altre particolarità dei cicli, quindi il metodo ciclico non può essere mai completo, cioè io non potrei mai fare un
realizzare un metodo con tutti i vincoli che uso, però sono i vincoli che usiamo da sempre, quindi bene o male, anche sui webinar, ascoltarmi, dico di là, secondo me tante cose si assimilano con il work in progress, in progressione, mentre si ascolta, mentre si fa. Copio questo quadrato, vediamo se riesco a copiarlo, lo copio, non l'ho copiato, l'ha copiato e lo sposto da dove io ho determinato che il ciclo finisse. Quindi questo spazio qui che è una Y lo trasporto nell'altro pezzettino, quindi l'ho allungato come ho allungato qui con la Y, l'ho allungato anche qui. Quindi un altro punto a favore è che aggiungendo questi pezzettini qui io posso in particolarità vedere quando c'è la perdita di tempo. La perdita di tempo è che se fosse tutto frattale, qui doveva partire. Non è partito, si è allungato. Questo era il minimo assoluto, questo è il minimo dell'indicatore, questo è il minimo dell'indicatore ciclico, quindi questo è il minimo di Gauss di un ciclo 2. Deve ripartire. Se il ciclo 2 adesso mi diventa ribassista, io non entro. Sto fermo, il long me lo vado a gestire dopo. Ok? Quindi tutte queste tematiche, oltre alla tematica di come entro e cosa faccio, devi avere la gestione del money management. Se fai un'operazione a 10 lotti, chiaro che prima o poi ci rimetti il conto. Ok? Questo è un segreto che c'è cioè un segreto che lo sanno tutti, però tanti non mettono in atto, non cercano di fare con un'operazione da un lotto ogni giorno 1.000, 2.000, 3.000 euro al giorno. Ok? Magari puoi anche fare 2.000, 3.000 euro al giorno. Quant'era? 2 mesi fa ho fatto quant'era? 4.000 in 2 giorni, 3 giorni? Ma poi sono rimasto anche fermo, poi altre cose, poi mi è successo quel fatto che sono dovuto prendere il volo veloce, andare in Italia, quindi ho stoppato tutto, mi sono messo flat, sono andato via. Quindi il trader non è assolutamente una cosa rigorosa da fare tutti i giorni. Guardate, sta diventando ribassista. Sta diventando ribassista. L'indicatore ci stava diventando ribassista, dato il fatto che l'indicatore si muove con il prezzo. Non faccio niente, sto fermo ancora. Sono ancora fermo. La candela è 10:37, quindi 7 minuti dall'open price. L'open price è questo. Spero di non aver tralasciato qualche discorso a metà. Questo è l'open price della candela H M30 a mezz'ora. Quindi se il prezzo mi ritorna qui, sopra l'open price di questa candelina qui, primo target, secondo target, ok? Nulla di fatto, tranquillità. Bene, quindi in questo caso, andiamo a vederlo dopo, con la candela come lo metto qui. Bene, lo fate tante, ve ne ho dette tante oggi. Allora, volete che andiamo a vedere in 5 minuti, andiamo a vedere che cosa hanno fatto i conti che avevo visto l'altro giorno, martedì, l'evoluzione di 2 giorni, 3 giorni? Ok, allora, blocco il monitor e poi ci ritorniamo. Blocco il monitor. Qui lo devo bloccare perché sennò si vedono nomi e non mi piace, cioè non mi piace, non faccio vedere il conto, è reale, chi mi crede mi crede, chi non mi crede non mi crede, a meno che mi cambia qualcosa, cioè, insomma. Però, allora, partiamo prima col conto, quello partiti entrambi, adesso andiamo a vedere, tanto non li ho neanche cambiati l'altro giorno. Allora, questo qui, server, numero. Ah, speriamo che mi faccia entrare nel server più che altro. Ok, cancello, cioè cancello, nascondo il nome. No, devo mettere quant'era? 12 maggio, aprile, cos'era? Personalizzato 12 aprile, 12 marzo, cos'è? Oggi è giugno, 12 aprile, 12 aprile, andiamo a vedere se era quello giusto. Sì, 12 aprile. Allora, questo conto è partito il 12 aprile. Vi condivido il monitor. Allora, questo conto è partito, è sempre lo stesso, quindi il numero 4501, non è che me lo posso inventare e fare ogni volta un conto, è sempre lo stesso. Okay?
si vedono i numeri del conto, non si vede che un conto reale, non si vede di chi è. Ok? Partito il 12 aprile, sempre le solite date, con 1000 euro. Io consiglio di partire con 3000, però anche va bene con 1000. Vedete che non c'è operazioni manuali, c'è soltanto l'operazione dell'algo moving. Ok? Il conto dopo 12 aprile, 12 maggio, 12 giugno, quindi 12 e oggi siamo il 23, quindi siamo a praticamente 2 mesi e 10 giorni, solo per operatività del robot, guadagno 1020 euro. Quindi ha raddoppiato il conto, e attenzione che sta scendendo l'euro dollaro, ma uguale, ormai tanto l'abbiamo fatto. Allora sta scendendo l'euro, ha fatto 1020 euro, ha raddoppiato i 1000 euro in 2 mesi e una decina di giorni, più o meno. Ricordate che sabato e domenica i mercati sono chiusi, ma quante operazioni ha aperto questo conto, Paolo? Le guardiamo nei grafici. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Guardate che bella questa che si è allontanata. E una, quindi 3, 6, 9, 10 operazioni per un valore di 100 euro. 100 euro di esposizione, un margine di 5.474%, questo margine qui bello alto, conto operativo 100 euro, di cui li sistemiamo in ordine, euro dollaro ne ho 3, no, euro AUD ne ho 3 con la terza in positivo, sterlina dollaro ne ho 3 con la terza in positivo, Nuova Zelanda ne ho 3, tutte e tre in negativo, va bene, è un grafico che si è spostato un po' di più, USD CAD ne ho una sola. Quindi quello che è destinato in qualsiasi coppia, in una di queste coppie, è destinato che una prenderà la priorità di andare in positivo e chiudersi, gli altri andranno in esposizione. Ma se non vado in esposizione non guadagno, se non posso avere la moglie ubriaca, la botte piena. Ok? Quindi anche questo va bene. Allora, stoppo di nuovo il monitor e vado a prendermi l'altro conto, che è sempre lo stesso, che sono due dinamiche diverse perché sono coppie diverse. In questo caso, l'ho già spiegato l'altra volta, le coppie scelte, ve lo rimetto, le coppie scelte, vedete che l'andamento di questa coppia scende, sale, sale, sta scendendo adesso, quindi operatività, qui è flat, qui è short perché è salito, sale, scende, sale, quindi sta cominciando a scendere, quindi perfetta, quindi vedete la dinamica, sono sempre diverse, scende, scende, diversa, scende, sale, quindi abbiamo tutti qua 5 coppie di correlazione inversa. Bene, andiamo avanti, cancelliamo, metto in pausa, devo sempre guardare che sia in pausa perché tolgo la penna, dov'è? Ok, chiudo questo server e vado a vedere dov'è l'altro conto. Ah, ok, questo server qui, va bene. Allora, questo voglio vedere qua, vi faccio vedere anche un altro conto. Vediamo. Ah, questo che era partito. Quanto è partito questo? No, vabbè, faccio vedere quello l'altra volta, che così rimaniamo. Allora, do il via, cancello il nome, do il via di nuovo, vi metto prima la performance, vediamo se l'ho presa tutta. Allora, 12, no,
Esatto, 12 aprile, siamo sempre tutti uguali questi conti, ogni volta me lo dimentico, ma sono tutti uguali, 12 aprile, giugno, luglio, agosto, aprile, 12 aprile, ecco. Ok, perfetto, allora partiamo. Allora, il conto, sempre lo stesso, 191, 12 aprile, 1000 euro, vado giù, dopo questo... Ha messo altri 1000 euro che non servivano, però va bene lo stesso. Ha messo poi, ha fatto un altro, vedete, altri 1000 subito dopo perché voleva il conto un po' più grandino. Va bene lo stesso, non servivano, però va bene lo stesso. Ha fatto questo movimento. Non è che cambiava l'operatività, ripeto, non cambia l'operatività se è aumentato il capitale, è soltanto che il conto è più, un po' più grasso, un po' più grossetto. No? Quindi dal 12 aprile, questo qui ha fatto meno performance, ha fatto 780 euro, quindi il 78% in 2 mesi, 10 giorni. Che ahimè, si metterei la firma. Quante posizioni ha aperte? 22 euro. 22 euro di posizioni aperte. Margine logicamente mega alto perché poche operazioni più capitale. Adesso in questo caso il conto vede l'operatività, una operazione qui, due operazioni qui, una qui. Questo è flat, questo è flat. Operatività diverse, abbiamo l'euro dollaro, sterlina dollaro, c'è da cambiare qui qualcosina, sterlina dollaro è da cambiare o l'euro dollaro è da cambiare perché non mi piace tanto avere la coppia sterlina dollaro e euro dollaro, si stanno muovendo assieme, però ha sempre funzionato, quindi per il momento li lascio così in watch list. Sono due coppie uguali, una diversa, un'altra diversa, la udio, senti che si sta muovendo così, poi abbiamo l'euro yen che sta prendendo la picchiata ribassista, che è quella che ho fatto stamattina. Okay? Quindi siamo fermi con queste 5 coppie, però il guadagno è assolutamente vero. Ok, va bene uguale, avere il 78% di guadagno. Perfetto, allora chiudiamo anche questo server. Torniamo al nostro euro-dollaro ed qui c'è un pivot. Ha fallito la distribuzione, è diventata ribassista. Okay? Sto fermo ancora, se sale ancora andrò a comprare o a vendere l'euro dollaro in base a quello che sta. Comunque è tornato al pivot. Questa qui è una regola, normalmente dal pivot si dovrebbe comprare. Se vado a vedere, questa è la candela H1 che è andata a toccare il pivot. Quindi una ragione c'è che prima o poi dovrà risalire, perché è impossibile che un grafico mi faccia un rettilineo del genere. Quindi in questo caso qui io faccio un altro long. Allora, questo l'ho fatto, no, li lascio sempre la solita, allora, secondo, dove è, lo scrivo qui, long, USD, 1 punto, cos'è? 0488, sono le 10:48, quindi è ancora buono l'orario, poi vi spiego, prima che finisco di scrivere, 04, dove è entrato? 4881. Singola, non vedo l'ora che siano pronti quelli dei segnali, così mi tolgo il problema. Cioè, mi tolgo il problema. Cioè, chi ancora mi continua a vedere la chat come segnali, secondo me è più da vedere come analisi. Ok, bene. In questo caso, qui avete mai visto un grafico che dopo aver fatto, per esempio, vedete questo, continua a salire, anche se si entrava qui short, a un certo punto scende. Quindi anche questa cosa qui c'è da aspettarsi una cosa del genere prima che scenda. Okay? Quindi io mi aspetto ancora un ritracciamento. Qui con il secondo short, il secondo long che ho fatto, se torno qui sopra mi chiudo. Quindi queste sono statistiche. Ok? Quindi abbiamo fatto questo, siamo sul pivot adesso. Questa operazione qui non è da gestire per andare a recuperare la seconda. A volte sì, a volte si può anche gestire singolarmente. Quindi quando io vedo che il prezzo mi ritorna qui in alto, magari arriva qui, questa me la posso già, cioè, la tolgo, la porto a casa e fa parte comunque di utile ritirabile. Qui il sistema con queste 30 line e tutto il resto si è sfasato un attimino. Gli orari di borsa 10, 10, 50, 9. Cioè 9, 10, 11 sono orari particolari, prendono una direzionalità, ma poi si va a rinfrescare il mercato, togliendo delle operazioni, comincia a salire. Perché a un certo punto ci sono tanti trade, io l'ho fatto per tanti anni, facevo solo il pre-borsa, oppure facevo soltanto fino alle 10, oppure facevo dalle 10 alle mezzogiorno. Quindi sono fasi di mercato che sono diverse.
adesso c'è volatilità, c'è lo scoppio di volatilità, c'è un movimento che va ad adeguarsi alle necessità delle contrattazioni. Il canale continua a essere persiste, quindi in questa zona qui potrebbe ritornare in questa zona benissimo e io sono a posto. Okay? Ci metto un attimo a tornare su. Quindi l'irregolarità è una cosa che assolutamente è da continuare a vedere. Comunque da qui, normalmente, se fossimo davanti al grafico, dovremmo aver fatto lo short di 13 pips, che io non l'ho fatto, perché facciamo vedere altro. Ok, quindi va bene anche per questo. Torniamo un attimino sul fascia. Andiamo a vedere che cosa ha fatto poi, se si è fermato l'euro yen, ma l'euro yen non si è fermato. Questa è una cosa buona perché... Dai, capito, così poi stacchiamo tutto. 5 minuti di pausa. Ci mette tanto a caricare perché c'ho tanto roba dentro, eh? Ecco, si è caricato. Allora, andiamo a vedere l'euro yen. Guardate, si è chiuso qui e continua a scendere. Bellissimo, segnale short di metodo fascia. Ha rotto questo canale qui. Adesso non è da comprare, non è neanche da vendere. Intanto questa roba qua non funzionano più. Come vedere, questo canale qui. Vediamo se riesco a risistemarli, ma questo vedo cancellare. Togliamo un po' di roba, dai. Lasciamo solo quello giallo. Questo qui è anche da cancellare. Lasciamo solo quello giallo. Okay? Adesso a questo punto basta copiare questo, ma non avrebbe neanche senso. Vediamo se... No, questo qui dovrei copiare. Anzi, no. Facciamo così. Ah. Così posso allungare così, va bene, vai adesso. Come faccio ad allungarle? Va bene, non so, facciamo così. Eh no, perché poi mi vengono sfasate. Allora, facciamo così, lo cancello e facciamo diverso così. Questo qui. Tanta roba, si accenderà questo qui, cambio la dinamica, lo metto così, lo sposto qui, tanto l'euro dollaro è andato in positivo, ragazzi. Io non ho la pressione di dover avere ragione sempre, di farvi capire le tematiche di cosa faccio, no? Hai capito, alla fine hai perfezionato un po' la tua maniera di pensare. Allora, guardate questo canale che io ho preso da qui, questo blu che ho sopra, è perfetto con questa zona qui. Quindi adesso basta solo prenderlo, vedete che è questo, adeguarlo alla linea gialla, ok? E ho il canale blu, adesso copio anche il giallo. Dov'è? Qui. E lo sposto qui. Cavolo, ma è così semplice? Semplicissimo. Semplicissimo, ragazzi. Quindi il target dello short del metodo fascia è questo qui. Quindi se dovete entrare sull'euro dollaro e l'euro yen, adesso io sto fermo perché c'ho l'euro dollaro long, però sarebbe lo short da fare. Ok? Di entrare short. Appena mi ritorno sopra sul metodo fascia, io faccio lo short di nuovo. Sono 20 pips, sono lunghi, attenzione all'euro yen, ok? Quindi questo sarebbe lo short da fare nuovamente con un target in questa zona qui. Non adesso, io aspetterei, ragazzi, non fate le cose avventate, ok?
quando ritorna sul livello del questa lineetta rossa che si prolunga, che è il metodo fascia, in questa zona qui si entra short di nuovo. E sono 40-50 pips che posso portare a casa oggi. Okay? Poi, qui sono 50 pips, notate. Se più si sposta, vado avanti, sono così. Si è basato una statistica che dai 50 ai 35, quindi mi metto 40 pips di take profit. Quindi, meno male, anche se non sono al computer, guadagno. Bene, allora fammi leggere, Peppe. Sarebbe andata in positivo, ma vedi, ma ancora questa cosa qui sarebbe, cosa sei? Vai a farti leggere le carte se sei convinto di poter leggere il futuro, e non lo so io, sarebbe andata in positivo operazione, però va bene così, sarebbe andata, cosa ti interessa sapere che cosa fai? E non lo so, se ti mangi 5 prugne magari è prevedibile che tra un pochettino andrai al bagno, ma cos'è che un ragionamento di sarebbe, no, smettila di pensarla così. Ti distruggi solamente a pensare, ok? Quindi va bene lo stesso. Se vai a pensare dei conti bruciati, se avessi fatto quella volta qualcos'altro, sarebbe meglio, giusto? No? Vabbò. Quindi lasciamo stare. Sarebbe andata in posizione, ero ieri, ancora con questa storia, sarebbe. Vabbò. Ma non era per dire, questa qui a me puoi anche dirmela, ti posso mandare a quel paese 50.000 volte, che tu lo sai, lo faccio volentieri, ma lo faccio benevolmente, lo faccio. Ma evitala di farti questi pensieri qua, a te stesso, ti rende soltanto schiavo di ma avrei fatto, ma avrei detto, ma se non fai benzina la macchina non va avanti, questo è un dato di fatto, giusto? Quindi se la benzina è la macchina in riserva, ti devi fermare a fare benzina, è un dato di fatto, questo sì, perché allora poi se avessi fatto benzina non sarei rimasto a piedi, questo sì, ma adesso nel trading dire ma se tenevo di più facevo 20 pips in più, se non esiste. Ah, ecco, perfetto, quindi devi ragionare col senno di poi, non esiste nel trading, quindi quello che è stato fatto, non lo puoi cambiare, quindi elimina questa cosa qui che è un fattore negativo, anche il pensare che se invece chiudevo adesso avrei guadagnato di meno, per fortuna avrei ottenuto un po' di più, è un pensiero positivo, ma nello stesso tempo è un pensiero negativo, perché intanto non lo puoi più, non puoi più tornare indietro a fare le cose, il trading non è tornare indietro, ok? Quindi accontentati di quello che hai fatto, basta, ok? Perfetto, allora con questo io vi saluto, vi ringrazio della partecipazione, ho fatto un webinar un po' lunghetto, oggi avevo voglia di far vedere, sfogarmi, farvi vedere le tecniche, farvi vedere quello che si usa, quello che non si fa, il fattore, il perché, i canali, i cicli, tutto il resto, un'operazione live, adesso abbiamo live, l'euro dollaro, una situazione dal pivot, sono entrato di nuovo long, se prendiamo l'H1 la mettiamo a 30 minuti, la candela a 30 minuti che è la seconda di questa qui, se torna qui in alto, vede, sono 16 pips, o mi torna qui, io posso chiudermi benissimo le altre due operazioni, quindi non è uno sbaglio. Poi ricordatevi che qui è già stato rilanciato il prezzo, quindi questa qui è una zona di, cioè sono, per fare trading bisogna avere 50 occhi e 50 menti, ok? Quindi sempre tenere gli occhi aperti, questa zona qui è una zona di pullback. Okay. E se la zona di pullback, guarda caso, coincide anche col pivot, guardate, qui c'è il pivot, questa è la zona di pullback, perché il prezzo da qui è già stato respinto una volta, quindi se è tornato, questa è una zona di pullback, questo era il long da fare dal pivot, quindi questo long dal pivot da fatto così, non è fatto a caso, ok? Poi, tante cose io me le segno, tante cose io le vedo, se non facessi il webinar non me la sarei neanche segnata, ma nel webinar vi devo segnare il perché e per come. Grazie a tutti, ciao, alla prossima. Vi ricordo che lunedì sera alle 19 c'è l'appuntamento per la nuova versione 2.6. Grazie a tutti, ciao, un abbraccione, ciao.